con questa mostra abbiamo voluto rendere accessibile a tutti il confronto tra il lavoro per come si è sviluppato nel Novecento nel nostro territorio e quello che è invece il lavoro oggi nella nostra tanto diversa economia, ma che è costruita di un contributo che non è solo di cittadini e lavoratori italiani, ma anche di tanti migranti e rifugiati. Non solo in Italia, ma soprattutto ancora di più in Emilia-Romagna e a Parma, questo contributo è davvero fondamentale, si sviluppa in tanti diversi settori e spesso non è riconosciuto, non è valorizzato come dovrebbe. Per noi è molto importante che in questa piazza, sotto i portici del grano, si possa vedere, dare un volto, un nome e anche una riconoscibilità a questo tipo di contributo, sapendo ancora di più che a fare le fotografie, quelle contemporanee, sono stati proprio dei rifugiati che così sono doppiamente protagonisti, sia come autori delle fotografie che anche come diciamo così, rappresentati negli scatti. Quindi questo è per noi un valore che è bene e pensiamo sia utile restituire alla cittadinanza. La mostra costruisce un dialogo tra materiale d'archivio, fotografie del presente, sulla rappresentazione del mondo del lavoro, o meglio, sulle rappresentazioni del mondo del lavoro. Questo è un po' un pannello introduttivo, perché vuole mettere in evidenza che le migrazioni sono un lungo viaggio, un viaggio che parte da lontano, ma di cui noi abbiamo voluto mettere a fuoco un capitolo di questa lunga storia, ed è un capitolo spesso dimenticato, che è quello di quando dal sud, con la freccia nel sud, arrivavano nel triangolo industriale Torino, Milano, lavoratori provenienti dal sud. Questa immagine di grande sardo davanti al Firmone è una immagine, diciamo, simbolo dell'immigrazione, la troviamo in moltissimi libri di storia. È un'immagine significativa perché? Perché mette a confronto, no? Il migrante che è appena uscito dalla stazione centrale di Milano con la valigia di cartone, inquadrato davanti al grattacielo Pirelli, che era il simbolo, no? Del miracolo economico, il simbolo, diciamo, dell'industria, della grande trasformazione urbana dell'Italia. Ebbene, questi due elementi si incontrano fugacemente. Il migrante sardo andrà probabilmente ad abitare in uno dei quartieri periferici e non avrà più modo di incontrarsi con questo, no, simbolo dell'immigrazione. Altre due immagini mettono a confronto appunto il passato e il presente, facendo proprio un focus per ricordare che è stato anche questo un paese di immigrazione interna, ma anche di immigrazione verso Belgio e Olanda.